partecipa al Festival Mito oramai da una decina di anni e da qualche anno a questa parte siamo nei concerti serali con grandissima nostra soddisfazione sia su Torino che su Milano. Quindi questa sera questo concerto inserito nella tematica di geografie, cosa dici Giampaolo? Secondo te? Mi sembra anche in questo caso molto indovinata, molto riuscita, perché il programma di questa sera è appunto incentrato sul nuovo mondo, sugli Stati Uniti, della sinfonia celeberrima di Dvořák, appunto la sinfonia del nuovo mondo. Poi sul concerto per viola di Jennifer Higdon, che è una compositrice tra i 50 e i 60 anni, assolutamente molto attiva tuttora, statunitense, e che ha ricevuto tra l'altro dei premi per la composizione di questo concerto e non solo. It's been a very beautiful experience for me. I'm playing the Higdon Viola Concerto and the orchestra has been wonderful. You know, I have never played this piece before. It's the European premiere and it has been written in America and it's full of funky rhythms and it's very big band style and the fast movements, and so it requires a lot of precision and virtuosity from the brass players especially, and I think the orchestra has been wonderful, and especially the whole atmosphere, how we worked together was really nice and collegial. E poi naturalmente la chicca finale, che in realtà è iniziale, cioè un altro pezzo molto celebre ma di grandissimo impatto emotivo, che è l'adagio di Samuel Barber per Soliaki. Sì, ci sembra che a completamento di questa serata ci sarà anche nella parte decentrata di Mito per la città, un concerto che va a esplorare invece il nord, quindi la Scandinavia con il nostro complesso di archi, quindi tutto un altro mondo. E siamo ben felici di presentare queste due porzioni geografiche del nostro pianeta in Mito, in questa edizione di Mito.